Abbiamo in questo momento 3-4 fornitori che sono piccolini e giustamente fanno dei ragionamenti corretti perché pensano a come portare dentro la loro struttura persone che poi permettano di gestire i rapporti meglio o produrre meglio, insomma. Il fatto è questo, che dal punto di vista del cliente i tuoi problemi produttivi o di personale sono problemi tuoi e al cliente non gliene frega assolutamente niente. Se tu hai bisogno di più persone per fare la pizza e sei in una pizzeria, questo è un problema tuo, trovati pizzaioli, fai quello che vuoi. Quello su cui ti devi concentrare è dirmi qual è il prezzo finale, qual è il prodotto finale, poi io cliente decido sì o no. E a volte però l'errore è che uno ha questa indecisione e cerca di tenere un po' i piedi in due scarpe, come quando vuoi cercare di metterti in proprio e tieni un po' il lavoro e però fai degli esperimenti, che è giusto, no? Ma ci deve essere un momento in cui fai il salto, non puoi restare con sì, però poi io devo pagare le tasse e devo aprire la partita IVA e allora poi c'ho i costi del commercialista, allora no, quello no. C'è una fase in cui per strutturarti guadagni di meno per poter in prospettiva auspichevolmente, abilmente guadagnare di più grazie alla struttura che hai creato. E questo è il passaggio: o fai il battitore libero o crei una struttura, e una struttura poi sono fatti tuoi, insomma, che funzioni o non funzioni, al cliente non gli interessa. Osservazione volante: abbiamo fatto un accordo su una piattaforma e oggi ho scritto dicendo sta piattaforma non la usiamo, chiudiamola qua. E questi signori hanno scritto dicendo aspetta però, perché l'accordo dura fino a aprile, maggio, quello che è. E questo è sempre un memo da mettersi lì. Check ogni volta che attivi un servizio vitale o comunque un servizio che riguarda il funzionamento della tua azienda, se riesci a avere degli accordi che ti tengono il più libero possibile, è un bel vantaggino questo, perché nel momento in cui vuoi cambiare, c'è un servizio migliore, così lo puoi fare. Spesso uno invece resta dentro all'affitto di piattaforme che poi, sai, ti porti dietro e sono dei costi magari consistenti dai quali non riesci a uscire e ci smeni. È come se paghi l'affitto, dici cacchio l'affitto, però anche per i prossimi 3 mesi, anche se non ci abito dentro quella casetta, lo devo pagare lo stesso. Dall'altro lato è l'esatto reciproco opposto del ragionamento che fai quando invece proponi una piattaforma. Imprenditorialmente tu hai interesse ad avere invece entrate consistenti, prevedibili, e per cui cerchi di avere degli accordi più di lunga durata, non so, pensate supporto tecnico, ok, di 18 mesi, 24 mesi, più allunghi la durata più tu sai che teoricamente puoi contare delle entrate ricorrenti e prevedere meglio quelli che poi sono i tuoi costi, i tuoi investimenti. In base al cappello che ti metti sopra cambia la tua prospettiva, come quando dici cercare di incassare prima possibile e pagare più tardi possibile, e a seconda di dove sei puoi fare in un modo o nell'altro. Un po' di Dalai Lama, se no tutti dicono ti voglio parlare solo di business. The Art of Happiness è Handbook for Living. Guarda come sei prefelice Dalai Lama, che questa facciata qua, che cosa vuoi che gli dica? Lo sa lui il segreto della felicità ed è dentro qui, scopriamolo. Oggi come oggi c'è un problema enorme di verità. È la verità che manca in tutto questo casino, questa confusione, le fake news, i bot. Avete visto su Twitter quanti bot ci sono e poi queste aziende tech, ma gli frega qualcosa? Ma no, alla fine devono fare utili. La verità è sottovalutata. E a volte pensavo che mi piacerebbe un'università della verità. Ecco, questo è quello che manca, un'università della verità. Dove tu vai lì e hai della gente che veramente ne sa di un argomento e sa la verità di quell'argomento. E hai Warren Buffett che ti insegna gli investimenti, LeBron James che ti insegna a giocare a basket, Magnus Carlsen, il campione del mondo dei scacchi, ti insegna a giocare a scacchi, il Dalai Lama ti insegna a essere felice. La sanno loro la verità del loro settore, sapendo che hai miliardi di verità possibili, hai 350 modi differenti, totalmente, estremamente opposti per arrivare alla tua verità, ma almeno una cazzo di base di quale sia la verità di quell'argomento specifico sarebbe utile averla. Mi piacerebbe un'università della verità dove gli insegnanti sono lì senza secondi fini, non come chi vende cose, il corso che poi vieni e l'evento e fai il master ma ne sei dentro a sto fannellone da cui non esci mai più tutta la vita. No, l'insegnante è lì per darti la verità, così ce l'hai e poi valuti tu. Sai che è un bersaglio mobile la verità, non è una roba fissa scolpita dentro al marmo, cambia, è diversa. Se sei più ungheriano dirai ok, non ne frega niente, ma quantomeno mi interessa sapere cosa non fare. Magari quello che devo fare non mi interessa, ma almeno so cosa non devo fare. E c'hai quel basico fondamento
minimo, indispensabile, minimo con un denominatore di verità che poi ti porti dietro. Oppure vai al supermercato e ti compri le tue pilloline, al posto dell'antibiotico ti compri un anticaotico, un antipnotico, 5 millilitri al giorno e via, quantomeno ce l'hai dentro la verità, ce l'hai embeddata dentro, poi fai la mazza che vuoi, ma almeno tutti hanno una base di verità comune. Il problema in questo momento gigantesco è che siamo talmente sommersi di informazione che manca poi la cosa più importante, che è che cosa è vero e che cosa non è vero. Qual è la verità? Questa è la grande carestia.